La quinta tappa di TCR Italy, corsa sia ad Imola, è stato un weekend quasi perfetto per Salvatore Tavano e per la Cupra di Seat Motorsport Italia. Dopo il terzo posto di gara 1, il pilota siracusano firma infatti in gara 2 il suo secondo successo stagionale, che vale una leadership tricolore sempre più sicura su Luigi Ferrara e la Giulietta di V-Action. Il pilota barese, dal canto suo, taglia il traguardo in prima posizione di gara 1, ma per una manovra di ripartenza della safety car giudicata irregolare, viene retrocesso sedicesimo d'ufficio, compromettendo così anche gara 2, dove rimonta nono. La pole position, la vittoria e il giro più veloce di gara 1 sono invece di Enrico Bettera e dell'Audi di Pit Lane, che ripetono il primato cronometrico anche nella gara domenicale. Sul podio di Imola salgono anche Max Mugelli e la Honda di MM in gara 1, mentre in gara 2 Luca Rangoni è secondo sulla Subaru di Top Run e davanti a Matteo Greco, che sigla il bis per il trofeo nazionale DSG, dove è ormai sempre più lanciato nella corsa al vertice. Oltre al consueto spettacolo fatto di tanto agonismo in pista, il TCR Italy ha espresso ad Imola anche una sua straordinaria specificità, unica in questa stagione tricolore, perché a dimostrazione dei suoi spiccati contenuti sportivi oltre che tecnici, lo schieramento del quinto round stagionale ha visto impegnati ben 4 piloti già campioni italiani. È il caso naturalmente del campione in carica Nicola Baldan, purtroppo uscito presto di scena dopo uno sfortunato incidente nelle qualifiche, ma anche dell'attuale capoclassifica Tavano, campione italiano superproduzione con l'Alfa Romeo 147 nel 2003, di Ferrara, campione italiano Formula 3 2005, e di Rangoni, il campione italiano Formula 3 1995. Per questi fantastici quattro, l'alloro tricolore ha rappresentato una pagina cruciale della carriera. Penso che sia stata una delle più belle della mia vita, è stato un anno stupendo, perché mi ricordo che andavo alle gare, mi presentavo al giovedì, molto sereno, molto giovane, quindi arrivavo là con uno spirito fantastico. Avevo un grande team, perché F-Project in quegli anni era veramente un grande team, e quando abbiamo vinto con una soddisfazione estrema. Abbiamo lavorato duro durante l'inverno, perché col Formula 3 era importante lavorare veramente tanto, perché sapete bene che nel Formula 3 lavori su tantissimi aspetti e i risultati ci hanno ripagato in una maniera straordinaria. Sicuramente sono delle esperienze che rimangono impresse tutta una vita, però sono stato abituato sin da piccolo a guardare avanti e non indietro, quindi adesso siamo qua a Imola, siamo in testa al campionato, dobbiamo cercare di tenere duro fino alla fine, perché la concorrenza è agguerritissima e bisogna dare il 100% per cercare di mantenere questa posizione. Per me è un onore prima di tutto condividere la griglia con altri tre campioni italiani di tutto rispetto, soprattutto Luca Rangoni, per il quale nutro una stima immensa, e anche per Salvatore e Gigi. E per me sì, l'anno scorso la vittoria dell'italiano è stata importante, fondamentale, come dici te è stato un riconfermarmi campione, visto che comunque ho avuto modo di vincere tanti altri campionati monomarca prima, e niente, quindi è un grande piacere essere qui. Ricordi bellissimi, perché alla fine durante la mia carriera ogni anno era l'ultimo, quindi dovevo vincere per forza, ogni gara è la gara della mia vita, quindi vincere un campionato italiano, tra l'altro di Formula 3, è stato veramente un'emozione grande. Poi ho avuto anche la possibilità di continuare la mia carriera con il premio vinto, e quindi insomma la mia carriera non è stata tutta in discesa, è stata tutta in salita, però per fortuna ce l'ho fatta e sono arrivato a un punto che insomma posso dirmi che sono un mezzo professionista. Correre e vincere in categorie come la Formula 3, ma anche specializzarsi tra le turismo a trazione anteriore, è stato poi un passo determinante per il patrimonio di competenze dei nostri campioni italiani. Beh, devo dire che è stato importante per tantissimi motivi, nel senso, innanzitutto per la conoscenza, perché il Formula 3 ti porta a essere un pilota completo sotto tutti gli aspetti, perché lavori tanto sulla messa a punto, sulle finestre della macchina, e quindi cresci e diventi un professionista a tutti gli effetti. Poi purtroppo dopo la vita può essere positiva o negativa per tanti motivi. Io l'anno dopo purtroppo ho avuto la disgrazia di perdere mio padre molto giovane, e quindi dopo i pensieri sono andati su tante altre cose. Sì, moltissimo, perché passando dai kart alla monoposto è completamente
difficoltoso e molto complicato. Ho imparato tanto, ho imparato a guidare, ho imparato anche la telemetria, a studiare, a parlare con gli ingegneri, e quindi adesso mi viene tutto così facile gestirlo anche nel turismo. E sono quasi simili, ma una volta che impari ad andare forte con le monoposto vai forte anche con il turismo. Con il turismo devi essere comunque in grado di lottare ruota contro ruota, sportellate, salire un po' più sui cordoli, che magari con le monoposto non lo puoi fare. Però ho imparato tanto anche guidando il turismo. Ma io credo di avere tanta esperienza su questa tipologia di macchine. Gli altri tre piloti hanno guidato prima i Formula e poi, tra virgolette, si sono riciclati nelle vetture turismo. E quindi io dalla mia ho comunque 10 anni di esperienza sempre su queste macchine. E però non, il mio carattere fa sì che io non smetta mai di imparare, cioè io ho sempre da imparare, e soprattutto, come ti dicevo prima, da un Luca Rangoni o comunque anche da Salvatore, da Gigi, c'è sempre da imparare, perché sono dei piloti fortissimi e quindi sono un punto di riferimento per me. Come testimonia Baldan, tra chi può vantare nel proprio palmarès il titolo di campione italiano c'è una stima vera, il rispetto per una carriera molto spesso vissuta nello stesso schieramento, se non addirittura nella stessa squadra. Beh, io diciamo già da un paio d'anni prima della vittoria del titolo italiano ho avuto la possibilità di fare il professionista ed è stato, per me è stato un sogno che si è avverato, perché sin da piccolo speravo e mi auguravo di poter vivere facendo il pilota, e quindi già da quegli anni lì in avanti sono riuscito a fare il professionista e è sicuramente stata una svolta nella mia vita, non solo professionale. Sono avversari tosti e duri, perché da fuori dalle piste, fuori dai box, siamo tutti amici alla fine, però in pista insomma lottiamo come se non ci fosse un domani. Beh, penso che non abbiano bisogno di essere giudicati, hanno dimostrato con le vittorie di essere piloti tutti professionisti e molto forti, quindi io lo dico sempre, i risultati si dimostrano coi fatti, non con le parole. E come spiega infine proprio il campione italiano Formula 3 1995, il pilota può imparare molto dalla pista, ma non tutto, perché il professionismo ed un mondo delle corse sempre più internazionale possono richiedere anche altro. Assolutamente sì, se dovessi ritornare indietro rifarei tutto. L'unica cosa che ho sbagliato è non studiare l'inglese, sono stato uno stupido. L'appuntamento con lo spettacolo offerto dalle TCR Italy è ora al weekend del 16 settembre a Vallelunga per il sesto e penultimo round stagionale.